Pronto? Sì, sono io, mi dica pure. Ah, ho capito. Ma quando è successo? Ok. Passerò domani mattina allora. Va benissimo. Grazie per la telefonata, arrivederci. Ehi, che succede? Madre è morta, poche ore fa. Sono estremamente sorpresa di trovarti qui, tesoro. Sorpresa? Cosa avrei dovuto fare? Dimenticarti per sempre? È quello che hai fatto. Ma almeno stando qui adesso hai la coscienza a posto, no? Sei sempre la solita, mamma, non cambi mai. E poi ti chiedi anche perché sei finita qui. Non ci sono finita io. Mi ci avete sbattuto voi qui dentro. Come un animale. Prego, stai zitta, mamma. È stata una decisione di tutti, te compresa. Vorrei ricordartelo. E che avrei dovuto fare, scusami? Imporre la mia presenza nelle vostre case? Disturbare la vostra quotidianità, come dite voi? Diventare ancora di più un peso, aspettando che tutti i vostri desideri di sbarazzarsi di me andassero a buon fine? Ho sacrificato la vita per voi. E mi sarei dovuta meritare questo. No, Claudia, questo no. Prego, mamma, non cominciare col solito discorso da madre benevola, generosa e vittimista. Sappiamo entrambe che lo sei stata. Ti assicuro che vivere consapevole dell'odio dei propri figli non è stato per niente facile. Ti sei mai chiesta perché io me ne sia andata non appena ne ho avuto l'occasione? Te lo sei mai chiesta? Io non contavo nulla in quella casa. C'eravate solo tu e Martina. Nient'altro contava. Contavano i miei interessi, le mie passioni, la mia vita. Nulla. Mi dicevi che era la sfortuna di essere secondogenita. Che non era vero, che non ti importava niente di me. Ma appena cercavamo, almeno per un secondo, anzi, cercavo di intraprendere questo discorso, ti distraevi. Che lontana. Mentre voi due ridevate, parlavate, io ero in camera mia. Pensando a come uccidere. Sì, a me. Ho pensato di uccidere. Tante volte. Immagino quanto. Sei la più grande delusione della mia vita. Martina non era così. Era più fragile, più difficile. Dovevo starle accanto. Dovevo esserle amica. Martina era buona. E lo è ancora. Buona? Dov'è Martina adesso, eh? Lo sai dov'è la tua Martina? Non lo so neanche io. Ma l'ho chiamata ieri sera per dirle cosa era successo. Non può venire neanche al funerale. Non può rinunciare ad una vacanza già pagata e non rimborsabile. Però, in qualche modo si interessa a te. Sì, sì. Chiamerà il notaio appena può. È già tutta in fibrillazione. Non ti credo! Il nostro rapporto era complesso, difficile. Dovevo starle accanto. E poi tu eri perfetta.
Ti avrei così trascurata e abbandonata nel nostro rapporto. Il mio compleanno, mamma. Lo era il giorno di Martina. Tu non eri più in te. Organizzavi tutto settimane prima, come se fossi stata tu la festeggiata. Il mio compleanno ricevevo a stento gli auguri. Nulla di più né di meno. Sono diventata donna e tu non c'eri. Sono scappata, andata via. Tu non hai fatto un passo per fermarmi. Io ti sono stata accanto più di quanto immagini. Poi era completamente diverso. Andavi bene a scuola. Riuscivi in tutto quello che volevi e che ti piaceva. Eri sicura di te. Martina non era niente di tutto ciò. Vabbè. Ero più sicura, più matura. Mi sentivo terribilmente sola. Non potevo contare su nessuno. Non eri nemmeno propensa ad ascoltare quello che provavo, quello che pensavo. Sono stata male tante di quelle volte. E tu non c'eri. Eri troppo occupata a preoccuparti per lei. Non cominciare con la solita storia della gelosia. Non starebbe davvero in piedi. No, non è vero. Tante volte ho provato a parlare con te, ma tu eri chiusa in te stessa. Non volevi vedere nessuno. E mi mandavi a fanculo ogni volta che cercavo di parlare con te. Non hai assolutamente il diritto di intraprendere un discorso del genere. Questo non sta davvero in piedi. Mi bastava affetto. Solo questo. Ne hai avuto più di quanto meritavi. Non te ne sei mai resa conto. Hai passato troppo tempo ad allontanarmi. Non hai mai capito nulla di me. Perché non ti sei fatta più sentire? Nemmeno una chiamata, un chiarimento, niente. Perché? Non sapevo cosa dire. Basta, basta così. Raccolgo queste cose e vado via. Non hai nemmeno la nostra foto. Sono tutte nel secondo cassetto. In questo buco non ce ne fa nulla. Puoi controllare se vuoi. Mi interessa. Sei stata una madre terribile. Sono arrabbiata, furiosa. Delusa per quello che sei stata per me. E non hai idea di quanto io sia arrabbiata con me stessa ora. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. Together in a photograph.
into your eyes, and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fist, and I know it's out of love. And I feel collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh, and I feel